Le regine italiane hanno più fortuna in Francia. Lo vuole la storia e recentemente anche il cinema, visto che una regina dello schermo italiano come Dirna Lisi ha vinto la Palma d'Oro a Cannes per il ruolo di Caterina de' Medici. Colpa del destino? Forse. O colpa anche di quei pettegolezzi secondo i quali quella stessa parte era stata offerta a Monica Vitti? Forse. Sta di fatto che la regina Margot ha collezionato più di un rifiuto italiano, visto che anche la De Sio era stata scelta per un altro ruolo importante. Ma si sa, tra noi e i nostri cugini d'Oltralpe non corre buon sangue. O forse ne corre troppo, visto che questo film è ambientato durante la notte di San Bartolomeo. Una grande e stupenda storia d'amore che io avevo già letto una biografia e non mi ha delusa assolutamente, anzi, perché la storia d'amore, la passione, il travolgimento, poi il tutto raccontato in maniera molto crudele, molto incisa, per cui era ancora più bella, ancora più attuale. Bellissimo, duro, crudele, ma molto bello. In certi momenti proprio prendeva lo stomaco. Il sudore, il sangue, la notte, la paura, il buio, il terrore antico che c'è dentro di noi. Quello usciva tutto fuori.